con la sua categoria di fondo, B-stand, Heidegger rasenta davvero l'essenza della tecnica nella questione della tecnica, però la equivoca perché fornisce non una caratterizzazione neutra o naturalistica della concezione della tecnica come fondo, come base a partire da cui si danno gli esseri, ma la intende negativamente. Il B-stand, il fondo, sarebbe qualcosa di negativo rispetto al Gegenstand, l'oggetto. E la tecnica, in particolare la tecnica moderna, sarebbe ciò che fa passare la materia con una sua identità, capace cioè di distinguere tra oggetto ed oggetto, Gegenstand, a fondo, potremmo quasi dire sfondo, nel senso che l'oggetto perde la propria identità, si sfonda in un indistinto base che per Heidegger sarebbe negativo. Potremmo forse fornire una traduzione naturalistica di tutto ciò, intendendo come fondo qualcosa di neutro. Abbiamo già suggerito l'esempio delle leggi di natura. Continuiamo nella lettura. Solo nella misura in cui l'uomo è già, da parte sua, provocato, quindi destinato, naturalmente collocato, a mettere allo scoperto le energie della natura, questo disvelamento impiegante può verificarsi. Cioè fa parte della natura dell'uomo l'utilizzo tecnico della natura. E Heidegger non specula abbastanza sul fatto che l'uomo possa e anzi debba utilizzare tecnicamente la natura perché la natura stessa è considerabile tecnica, vale a dire ha delle rotaie, ha dei percorsi prestabiliti. O se non prestabiliti, comunque condizionanti ed autocondizionanti. Se però l'uomo è in tal modo provocato, potremmo anche intendere costretto, e impiegato, non farà parte anche lui, in modo ancora più originario che la natura del fondo? Ecco, da un punto di vista che potremmo chiamare naturalistico, certo, anche l'uomo fa parte del fondo tecnicizzabile, però non si capisce perché ne debba far parte in maniera più originaria della natura se, come fa Heidegger, non si caratterizza in maniera innaturalistica il concetto di fondo. Heidegger caratterizza in maniera naturalistica il concetto di fondo perché lo intende come una sorta di sfruttamento ingiusto. E non capisce che il problema sta proprio qua, ovvero sia che lo sfruttamento ingiusto, per esempio delle bottigliette di plastica con l'acqua minerale, è possibile perché ha dei collegamenti, e bisogna vedere quali, e Heidegger non si interroga su questo, con per esempio la capacità di un violinista di suonare il violino. Quindi, fino a che Heidegger non mette in relazione cose distanti come il consumismo delle bottigliette d'acqua minerale, l'arte
del violinista nel suonare il violino. È una legge di natura a vostra scelta. Heidegger non ci spiega né nel bene né nel male che cosa sia la tecnica. Fa invece un discorso antropocentrico perché, nonostante alcune intuizioni che abbiamo rilevato in senso naturalistico, si concentra sull'uomo e sulla storia dell'uomo e dice che l'uomo è un fondo, cioè qualcosa che viene sfruttato rispetto alla tecnica, in maniera addirittura più originaria della natura, perché il concetto che Heidegger ha di tecnica è innaturalistico e quindi, essendo un concetto storico, e la storia, essendo umana, almeno nel senso di produzione di significati, la tecnica sarebbe qualcosa di prettamente umano, sia come causa sia come effetto. Ce lo conferma il passo che viene adesso. Il parlare comune di materiale umano, di contingente di malati di una clinica, lo fa pensare. La guardia forestale che nel bosco misura il legname degli alberi abbattuti e che apparentemente segue nello stesso modo di suo nonno gli stessi sentieri è oggi impiegata dall'industria del legname, che lo sappia o no. Egli è impiegato al fine di assicurare l'impiegabilità della cellulosa, la quale a sua volta è provocata dalla domanda di carta destinata ai giornali e alle riviste illustrate. Questi a loro volta spingono il pubblico ad assorbire le cose stampate in modo da divenire impiegabile per la costruzione di una pubblica opinione, da cui poi partirà la riflessione di Habermas, costruita su commissione. Tuttavia, proprio perché l'uomo è provocato in modo più originario che le energie della natura, e cioè provocato all'impiego, vale a dire è sfruttato in maniera intenzionale, egli non diventa mai puro fondo, perché è una sorta di vittima attiva, è una vittima complice, in maniera consapevole o inconsapevole, di ciò che subisce. In quanto esercita la tecnica, l'uomo prende parte all'impiegare come modo del disvelamento. L'impiegare come modo del disvelamento. L'impiegare, cioè il coartare in maniera sistematica e insensibile, kantianamente, utilizzando ciò che si coarta, ciò che si costringe, solo come mezzo e mai come fine. Solo la disvelatezza stessa, cioè il significato, potremmo anche intendere, oppure il divenire di ciò che è implicito, entro la quale l'impiegare si dispiega, non è mai opera dell'uomo, come non lo è l'ambito entro il quale egli già sempre si muove, quando si rapporta a un oggetto come soggetto. E qui Heidegger pare riconoscere in maniera implicita la categoria di ambiente. La disvelatezza cui fa riferimento è considerabile come l'ambiente, il contesto rispetto al quale l'uomo sarebbe o fungerebbe da testo. E questo contesto non è mai opera dell'uomo perché altrimenti l'uomo non potrebbe essere il famoso esserci, di essere tempo. Non potrebbe essere gettato nell'essere come tempo se l'essere come tempo fosse opera dell'uomo e non fosse un a priori. Tuttavia, tale essere come tempo, di nuovo, è da Heidegger inteso in maniera innaturalistica, cioè
senza considerazioni biologiche, senza considerazioni materiali. Qui Heidegger è probabilmente più vicino all'ermeneutica gadameriana che si manifesta proprio in questi anni, negli anni 50 e con Verità e Metodo nel 60. La tecnica di cui parla Heidegger qui si può far corrispondere al metodo di cui parlerà Gadamer, di contro alla verità. Cioè qualche cosa considerabile anche a livello di interpretazione del mondo o ermeneutica come un artificio costrittivo, il metodo. Pertanto, ripetiamo che Heidegger, per metà, potremmo dire, è nel giusto, laddove suggerisce o accenna ad una dimensione extra-umana della tecnica. Dall'altro è nel torto perché tale dimensione la riporta poi di fatto all'uomo, in quanto finisce per considerarla solo la cornice entro la quale l'uomo agisce, per esempio l'essere come tempo o la storia. E non si pone nemmeno il problema di una tecnica senza uomo, ma anche potremmo dire di una tecnica senza vita, delle reazioni chimiche. In che senso potrebbero considerarsi tecnica le reazioni chimiche? Heidegger non se lo chiede. Dove e come accade il disvelamento, cioè la manifestazione della tecnica, potremmo anche dire l'esecuzione dell'ordine, se esso non è semplicemente opera dell'uomo, non occorre che cerchiamo lontano. Occorre soltanto percepire in modo non prevenuto quello che già sempre ha reclamato, cioè ha chiesto, per così dire, di essere espresso, percepito. L'uomo, ha reclamato l'uomo, e in modo talmente decisivo che questi solo, in quanto è colui che è così reclamato, può di volta in volta essere uomo. Heidegger ci sta dicendo che la vocazione dell'uomo sarebbe la tecnica, la realizzazione della sua natura, che esorbita rispetto all'uomo proprio perché non è, in quanto natura dell'uomo, qualcosa che è deciso dall'uomo, ma che decide dell'uomo. Quindi, se la tecnica è la natura dell'uomo, non è riducibile all'uomo, ma esorbita rispetto all'uomo perché non è l'uomo che la decide, ma è essa che decide dell'uomo. Tuttavia, ripeto, tale esorbitare ha il limite in Heidegger, finora, in base a quello che abbiamo letto, di non essere considerato naturalisticamente. Quindi non si capisce come poi potrebbe l'uomo integrarsi o semplicemente esistere in natura. Dovunque l'uomo apre il suo occhio e il suo orecchio, dovunque dischiude il suo cuore, dovunque si dedica alla riflessione e alla considerazione, al formare e all'operare, al domandare e ringraziare, si trova già sempre portato nel non nascosto, la cui disvelatezza è già accaduta ogni volta che essa appella l'uomo ai modi del disvelamento che gli sono assegnati. Quando l'uomo, nel modo che gli è proprio, disvela ciò che è presente entro la disvelatezza, egli non fa che rispondere all'appello della disvelatezza, anche nel caso che vi contraddica. Insomma, l'uomo segue il suo destino di animale tecnico. Quando dunque l'uomo, nella ricerca e nello studio, cerca di catturare la natura intesa come uno dei campi del suo rappresentare, egli è già nel
reclamato.